Sant'Egidio Val Vibrata, 23 maggio 2021. Gran bel weekend è quello disputato sul cartodromo di Val Vibrata per la terza prova del campionato italiano AC Karting e prova d'apertura per le categorie Mini GR3, 60 Mini, KZN Junior, Under e Over, oltre alle due categorie X30 Junior e Senior per il loro terzo appuntamento. Con oltre 260 piloti in pista, nuovo record stagionale, 24 nazioni rappresentate. L'ottima partecipazione di concorrenti dall'estero è dovuta soprattutto all'esordio della Mini GR3, caratterizzata dall'omologazione internazionale CIKFIA, che annovera giovanissimi piloti da 9 a 12 anni di ben 19 nazioni diverse. Una serie di gare spettacolari che hanno animato la fase finale di domenica 23 maggio ed eletto i vincitori di gara 1 e gara 2 ogni categoria, con gara 2 a griglia invertita dalle prime 8 posizioni rispetto all'ordine d'arrivo di gara 1. Ad aprire le gare finali è stata la KZN Junior, dove un'eccellente prestazione l'ha messa a segno Leonardo Pelosi, già in risalto dalle prove di qualificazione con il suo secondo miglior tempo ad appena 10 millesimi di secondo da Gianmarco Rizzio, e poi migliore nelle manche eliminatorie. Nella prima delle due finali Pelosi è riuscito ad andare ben presto al comando, resistendo molto bene in testa alla gara sin sul traguardo dagli attacchi di Denis Tuia. Mentre in terza posizione sul podio concludeva Gianmarco Loddo. Tra i migliori anche Filippo Nuccioni, che per il quarto posto ha avuto la meglio su Samuele Marchetti e Mattia Giannini. Sì, è stata una vittoria bella, sofferta fino all'ultimo giro. Ho cercato di tirare fino alla fine, sapevo che Gianmarco e Denis erano molto veloci. Il mio punto debole, diciamo, era la partenza. Sono riuscito a sfilare primo, mantenere la prima posizione fino al traguardo. È stata una bellissima vittoria. Siamo stati veloci per tutto il weekend, un po' sfortunati in qualifica. Ieri nelle manche ne abbiamo vinta una, l'altra ho fatto secondo. E oggi ci siamo messi a posto nel warm up e siamo riusciti ad arrivare all'obiettivo. In gara 2, a griglia di partenza invertita nelle prime 8 posizioni, è stato Samuele Marchetti ad inserirsi al vertice e guadagnare la prima posizione, concludendo in volata su Marco VII. Mentre sul podio saliva anche Filippo Nuccioni. Pelosi chiudeva in quarta posizione su Giulio De Amicis e Denis Tuia. In KZN Junior, leader del campionato dopo la prima prova, è Leonardo Pelosi. È stata una grandissima soddisfazione. Era tanto che ci lavoravamo e devo ammettere che anche fino a giovedì pensavo di esserci molto più lontano. Invece, grazie a tutto il team, Mercury Karting Team, Luca Cavalli, Valerio Rosati, i miei genitori, devo ringraziare veramente tutti. Mi hanno aiutato tantissimo e è stato veramente un onore poter gareggiare qui, in questa pista, bellissima, una delle mie preferite, e poter vincere anche gara 2. Gara 1 comunque ho fatto quinto, quindi non... un bel risultato che ci porta comunque a poter lottare anche per il campionato. Grazie a tutti. Nella KZN Under è stato spettacolare il duello tra Antonio Piccioni e Riccardo Nalon, in aggiunta ad Emanuele Simonetti, che sono andati ad animare gara 1 sin sul traguardo. La vittoria è andata a Piccioni, rientrato dopo una pausa nelle competizioni, mentre Nalon si è dovuto accontentare della seconda posizione e Simonetti della terza, rivelandosi però tutti e tre molto competitivi. Ottimo è anche Luca Tilloca, che è andato a conquistare la quarta posizione davanti ad Alessandro Cavina, autore di una bella rimonta. L'abbiamo cercata tanto, abbiamo lavorato tantissimo e è stato stupendo. Io un mese fa non dovevo più neanche correre, ho ricevuto una telefonata da Tony dove mi chiedeva di tornare a correre con lui, con i suoi colori. Ho detto subito sì, perché con loro io sono in famiglia e sono davvero felice di aver portato a successo questo marchio e questa famiglia che è già là in solare e mi fa tornare il sorriso che avevo perso da un po'. Proprio Cavina si è reso protagonista della seconda finale, conquistando il comando per poi concludere con un buon vantaggio sugli avversari. Sul podio sono terminati ancora Emanuele Simonetti con un bel secondo posto ed Antonio Piccioni con la terza posizione ottenuta dopo essere scattato ottavo per la griglia invertita. Tra i migliori anche il francese Kevin Brais con il quarto posto e Rendina Giuseppe con il quinto finale. In testa al campionato KZN Under si è portato Antonio Piccioni. E niente, abbiamo vinto questa finale gara 2 con un bel vantaggio, frutto di un lavoro fatto in questi mesi grazie al team SC Performance, che
mi hanno dato fiducia, io sono orgoglioso di essere nel loro team, perché sono veramente sia Lorenzo, Alessandro, Sferella e anche Arianna da casa che ci mette tutto a puntino, mi mettono nella condizione giusta di fare questi risultati. Io spero da oggi andare all'ultima prova a Battipaglia di renderli orgogliosi di me. E questo weekend, diciamo, dai, gara 2 è stato la ciliegina sulla torta, anche se c'è un po' l'amaro in bocca per gara 1 della mattina. Ringrazio tutti, la dedico a casa alla mia famiglia, mio figlio Diego, e poi niente, dai, ci vediamo nella prossima prova di Sarno. La stagione è iniziata alla grande per Roberto Proficco, dominatore della KZN Over sin dalle prove. Indiscusso protagonista della prima delle due finali, Proficco ha dominato dalla partenza sin sul traguardo, con Sauro Cesetti in seconda posizione e Riccardo Loddo in terza, dopo una penalizzazione di 5 secondi inflitta a Sebastiano De Matteo, che è stato retrocesso quinto, superato anche da Cristian Griggio. Nelle altre migliori posizioni si sono piazzati Andrea Tonoli, Claudio Tempesti, il campione 2020 Andrea Spagni. Weekend da ricordare, penso. Non abbiamo, penso, sbagliato niente. Grazie anche, come sempre, a Alessandro Sferrella, che mi ha messo in condizione di avere un mezzo impeccabile, e Luca Luzzi, come sempre, che mi dà il meglio dei motori. Anche alla Mamo Racing, che mi assiste in tutta la burocrazia e tutto il resto per queste gare. Quindi ringrazio mio figlio che mi segue e quello che mi ha fatto rivenire la voglia di riniziare a correre come vecchi tempi. Spero di portare questa cosa a lui, di tramandarla, e così mi rilasso un po' io. In gara 2 è stato De Matteo a prendere il sopravvento con Andrea Tonoli, che è andato a concludere secondo davanti a Griggio. Quarto si è piazzato Proficco, recuperando 4 posizioni dalla griglia di partenza invertita. Leader di campionato KZN Over è Roberto Proficco. Sono un po' in affanno, è stata dura. Una categoria molto agguerrita, con dei piloti di spessore veramente alto. Me la sono meritata, ci ho provato in gara 1 e ho avuto un contatto, ho preso la penalità. Gara 2 sono partito quarto ed è venuta la vittoria che aspettavo. Ringrazio tanto il mio team Adriano Di Leo, che mi ha messo un telaio fantastico. Spettacolare come al solito la Mini Gruppo 3, che anche all'esordio di Valvibrata ha avuto un'ottima partecipazione ed un bel numero di piloti stranieri. La prima delle due finali è stata vinta dal pilota della Repubblica Ceca, Jindřich Pes, già in grande evidenza nelle prove e nelle manche. Nel duello finale per le altre posizioni del podio, il secondo posto l'ha ottenuto il thailandese Enzo Tarvanikul, battendo in volata per soli 69 millesimi di secondo Emanuele Olivieri. Quarto si è piazzato lo svizzero Kilian Jozeron, davanti a Filippo Sala ed al colombiano Mattias Orzuela. Nella seconda gara è stato Mattias Orzuela ad imporsi dopo una gran lotta con Griffin Peebles e ancora con Enzo Tarvanikul, che sono terminati nell'ordine in seconda e terza posizione. Tra i migliori in assoluto anche lo spagnolo Cristian Costoia, autore di una gran rimonta di 19 posizioni in gara 1 e poi anche in gara 2 con 6 posizioni recuperate fino al quarto posto. Alle sue spalle si sono piazzati Jindřich Prest, Emanuele Olivieri e Kilian Jozeron con Ludovico Basso, ottavo. In campionato la leadership della Mini Gruppo 3 è nelle mani di Jindřich Pesl. Nella 60 Mini si è avuto l'unplane di Gino Rocchio, con la vittoria in gara 1 dopo una penalizzazione inflitta a Giacomo Giusto. In seconda posizione è così terminato Nico Carfagna e al terzo posto Edoardo Sulpizio. Sono contento di questa gara, è andata bene. Siamo rimasti primi fino, credo, all'ottavo giro.
e poi ci siamo sorpassati e ripassati con Giacomo Giusti, soltanto che ha preso 10 secondi di penalità, e sono contento, ringrazio il team, spero che andrà bene anche la gara 2 e ecco, spero che la vincerò. Nella seconda finale si è rinnovato il duello tra Gino Rocchio e Giacomo Giusto. La vittoria è andata ancora a Rocchio con Giusto secondo e Carfagna terzo. In testa al campionato della 60 mini è Gino Rocchio a punteggio pieno. Sono soddisfatto di questa gara perché comunque sia dall'ottava posizione siamo riusciti a recuperare da 1-1 tutte quante le posizioni davanti, sono riuscito anche a conquistare la prima che era un po' difficile, ce l'abbiamo fatta, spero che anche le prossime gare andranno bene e ringrazio il mio team per l'ennesima volta per quello che hanno fatto per me. Gran belle gare anche nelle due categorie Yame X30. Nella X30 Junior ha avuto la meglio l'attuale capoclassifica Sebastiano Pavan, vincitore di gara 1 dopo la sua migliore posizione nelle manche eliminatorie. Alle spalle di Pavan si è piazzato il suo compagno di squadra Francesco Marenghi ed il pilota di Singapore e altro compagno di squadra Tiziano Monza, per un podio tutto firmato Team Driver. Quarto e quinto si sono classificati i due compagni di squadra di auto europeo su Tony Kart Yame, Riccardo Leone Cirelli ed il bulgaro Kaloyan Varbizaliev. È stata una gara molto bella e partivo primo, sono riuscito già dalle prime curve a staccarmi e a prendere un bel distacco e poi ho guardato indietro, ho visto che gli altri erano molto lontani, quindi ho gestito. E niente, sono molto contento, ringrazio Team Driver, GK per gli ottimi motori e la mia famiglia. In gara 2 Pavan è terminato nelle retrovie, mentre ad ottenere la soddisfazione della vittoria è stato Francesco Marenghi davanti al russo Gerasim Skulanov e a Giacomo Pederini. Una gran rimonta di Giulio Olivieri gli ha fatto conquistare la quarta posizione, così come una rimonta di 14 posizioni ha valso il quinto posto per Davide Lerini. Sebastiano Pavan si conferma in testa al campionato della X30 Junior, nonostante sia restato a secco di punti nella seconda finale. È stata un'ottima giornata oggi per me, e perché ho fatto un ottimo secondo posto in gara 1 e un primo in gara 2. Sono molto contento perché sono riuscito a recuperare molto velocemente anche da una qualifica non perfetta e vorrei ringraziare il mio meccanico, il mio team, il mio motorista e tutta la mia famiglia. L'X30 Senior ha dominato invece Danny Carenini, vincendo tuttavia gara 1 in volata su Jacopo Giuseppe Jimenez, che è giunto sul traguardo in scia a Carenini, staccato di appena 74 millesimi di secondo. Terzo in gara 1 ha concluso Filippo Croccolino con Giovanni Trentin, quinto ed Andrea Moretti, sesto. Sì, per ora il weekend sta andando tutto bene dopo essere riuscito a conquistare la pole position e essere stato il primo dopo le qualifying heat. Sono riuscito a confermarmi ancora in gara 1, prendendo molti punti per il campionato, che è quello che conta ormai a questo punto della stagione. E la gara è stata dura perché comunque sapevo che c'erano un paio di piloti più veloci di me, però partendo dalla pole sono riuscito a guadagnare molto dal gruppetto dietro, anche se Cimenez aveva un passo migliore, sono riuscito a star lì e giocarmela fino alla fine e sono riuscito a ottenere la vittoria. Vorrei ringraziare la mia famiglia che mi sostiene sempre, il mio sponsor MaxiPress e tutte le persone che spingono per me. Moretti si è reso poi protagonista nelle fasi iniziali di gara 1, ma alla fine è arrivato Carenini a riconquistare la prima posizione dopo una rimonta dall'ottava casella di partenza per la griglia invertita. Sul podio è terminato Giovanni Trentin con il secondo posto ed ancora Jimenez con il terzo posto. Andrea Moretti si è piazzato quarto. Con la sua doppia vittoria è Danny Carenini che si è portato in testa al campionato della X30 Senior davanti al precedente leader Cristian Comanducci, che a Val Vibrata non è riuscito ad andare punti. Prossimo appuntamento il 6 giugno sul circuito di Siena con le categorie KZ2, Mini GR3, 60 Mini, Rock Junior e Rock Senior.